una clinica psichiatra, un manicomio. E non mi diceva niente, la differenza fra un palazzo reale e un centro commerciale per me non c'erano differenze. Sulla storia era passato l'uomo, non aveva rivalutato quello che aveva trovato, non l'avevo conservato, ma aveva ridipinto tutto con bianco, bianco freddo, asettico, che non dà emozioni. Qualcuno dice che il nero è segno di lutto, io dico che è il bianco, è il colore ancora più brutto, perché il nero può essere un colore di copertura, un colore che ci può segnalare la fine di un qualcosa, ma la fine di un qualcosa che è iniziato. Sul bianco invece, più che coprirlo con un quadro, non si può fare niente. Iniziai a girare in questa stanza, in questa reggia, lo feci da solo, chiesi permesso all'amministrazione e iniziai a girarlo. Lo feci in una giornata in cui a Castellammare pioveva molto. Iniziai a girare da solo, chiesi permesso e iniziai a girare. E scoprii degli anfratti e ascoltai, aprì il cuore e cercai di capire delle voci. E pensai agli uomini, alle donne che un tempo potevano vivere questo palazzo reale. E pensai a questo Messer Neri che abitava in questo palazzo reale prima che lo acquistasse il re. Pensai come viveva Messer Neri in questa tenuta. Pensai alle sue due figlie Ginevra e Isotta che correvano in queste stanze. Pensai alla moglie di Messer Neri, pensavo alle servitù che c'erano, no? E cercai di ascoltare. Ascoltando, sentii delle voci. Il primo gruppo mi segue.